lo smartphone per l'accesso alle informazioni del poster Ovid. Funzionalità QR Code NFC Augmented Reality. Uno smart poster è un'ordinaria superficie a stampa come quella che qui vediamo, dotata di inserti in grado di interagire con uno smartphone. Descriviamo ora una per una queste componenti. In primo luogo utilizziamo dei link accorciati. In questo caso vedete bit.ly/ovud08, che è equivalente all'indirizzo molto più lungo che vedete comparire ora. In questo modo è possibile comunicare facilmente, anche a voce, degli indirizzi particolarmente lunghi e complessi. Un'altra componente dello smart poster è il QR code. I QR code si presentano come dei quadrati a stampa e hanno una funzione molto simile a quella dei codici a barre, ma possono contenere una maggiore quantità di informazioni, come ad esempio l'indirizzo di un sito web o attivare l'invio di messaggi SMS o email. Gli smartphone possono leggerli grazie a delle app scanner che riescono a decifrarne il contenuto. Un'altra componente di rilievo dello smart poster è rappresentata dai tag NFC. NFC sta per Near Field Communication. È l'unica componente smart del nostro poster che non è stampabile. In pratica si tratta di microchip che sono dotati di una superficie adesiva e vengono incollati direttamente dietro il poster. Quando uno smartphone si avvicina a una distanza inferiore a un centimetro, attiva un collegamento tra il microchip e il telefono. In questo modo è possibile essere collegati direttamente a un sito web o avviare il download di un documento. L'ultima componente smart del nostro poster è il trigger Aurasma per la realtà aumentata. In questo caso il trigger è una particolare immagine. Quando questa verrà inquadrata dalla app di Aurasma, provocherà l'avvio di un filmato che si potrà vedere attraverso lo smartphone. Lo spettatore avrà l'impressione che questo filmato si svolga, avvenga, direttamente sul poster. Cominciamo con la lettura di un QR code che avvierà il download di un testo che poi troveremo nel nostro smartphone. Attiviamo la app per la lettura dei QR code nel nostro smartphone. Come vedete abbiamo subito un'area sensibile. Con questa inquadriamo il nostro QR code e vedete che lo smartphone lo risolve quasi istantaneamente. Adesso abbiamo un link, attivando il quale e selezionando una applicazione appropriata, in questo caso per la lettura dei PDF, comincia il download. Ecco che abbiamo ora il testo che possiamo leggere o salvare per riferimenti futuri. Vediamo ora come possiamo utilizzare un tag NFC per collegare il nostro smartphone a una risorsa esterna. Cerchiamo il luogo dove è posizionato il tag NFC e avviciniamo il telefono. Vediamo che immediatamente avviene un rapporto, un dialogo tra il tag e il telefono. Ed ecco che il telefono esegue un compito particolare che è contenuto nel tag, in questo caso fare il download di un testo. Vediamo ora come utilizzare l'augmented reality all'interno del nostro poster grazie a una app Aurasma. Come prima cosa avviamo l'app Aurasma. Si apre la finestra di un browser all'interno della quale dovremo posizionare il trigger. Andiamo sul poster, cerchiamo il trigger e inquadriamolo nel browser Aurasma. Ecco che vediamo che quasi immediatamente il filmato partirà. L'osservatore avrà così l'impressione che questo filmato venga proiettato direttamente sulla superficie del poster, con un effetto molto spettacolare. Questo video è stato realizzato dalla biblioteca dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche nell'ambito dell'attività Strumenti per l'Information Literacy, condotta in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia.